Domenica 18 dicembre 2022, ore 9 del mattino, buongiorno. Ad essere sincero, oggi non dovrei essere qui. Dopo una settimana di pioggia, la giornata è bellissima, ci sono già 9 gradi, ma ci sarà anche tanto tanto fango, mi sa che oggi ci sporchiamo. Ci troviamo a Maenza, in provincia di Latina, per un trail, il Road to Maenza Trail, gara di 21 km, 1000 metri di dislivello, di cui ignoro completamente il percorso. Non dovrei essere qui perché una settimana fa mi trovavo a Reggio Emilia a correre una maratona dove ho cercato di dare il massimo possibile. E insomma, si sa che ora bisognerebbe riposare un po', visto che ho riposato una settimana, mi è capitata l'occasione di questa gara vicino casa e come si fa a non partecipare? Oltretutto, essendomi allenato in maniera specifica per la maratona, non sono assolutamente pronto oggi ad affrontare salite. Qualcuno potrebbe dire che tanto sulle salite faccio sempre schifo, quindi cosa cambia rispetto al solito? Ma ora basta chiacchiere, ho già ritirato il pacco gara con la maglia dell'evento e mi sto dirigendo nuovamente alla partenza. Sto rifacendo per la seconda volta la salita, sono praticamente già stanco. La partenza alle 9.30, tempo limite di gara 4 ore, per cui dai, si spera di essere a casa per pranzo. La partenza è sotto il castello, manco a dirlo, mi sembrano tutti più forti e più preparati di me, al solito. Della serie podisti della domenica, ma che ci facciamo qua? Ci facciamo una partita a voce, non era meglio oggi? Ma dopo tutte le maratone che abbiamo fatto, le mezze, oggi è la giornata da stare a casa, riposare, passeggiatina al mare, basta, e invece? Siamo qui a fare una bella premeparizia. A soffrire. Forse l'ultima sofferenza di quest'anno. Chissà. Della compagnia, sempre. Forza! Un primo chilometro completamente in discesa. Secondo quasi tutto in salita, ora siamo già al terzo chilometro e si alternano salite e discese, ma soprattutto fino adesso è ancora tutto asfalto, quindi i sentieri, i sassi e il fango devono ancora arrivare. Quando siamo sul versante al sole la temperatura è davvero gradevole, ricordo che è il 18 di dicembre oggi, invece quando siamo all'ombra effettivamente un po' di freschino lo fa, ma comunque per correre è una temperatura che va benissimo. Quasi al quarto chilometro, il primo passaggio in cui bisogna mettere il 4x4, bisogna iniziare a rallentare perché la salita non permette una corsa agevole. In realtà anche questo segmento in salita è durato poco, chiudiamo il quarto chilometro correndo, in compenso è iniziata la ghiaia, è iniziato lo sterrato e le prime pozzanghere. No. Quinto chilometro, deviazione a destra, direzione Santuario di San Luca e inizia il sentiero, bello bagnato. Al sesto chilometro non poteva mancare la numero uno. Buongiorno. Ciao, sempre piacere. Oggi stare, un po' stare nel fianco tuo, fai bellissime filmati, ti guardo sempre. Un po' senza fiato oggi, eh? Sì, oggi dura. Però non mossimo, Vai, vai! Nell'ultimo chilometro la pendenza non è stata proibitiva, ma è stata costante, continua. Quindi qualcuno camminava, io sto provando a correre molto, molto piano, anche se temo che le salite vere debbano ancora arrivare
questi 1000 metri di dislivello complessivo mi preoccupano. Tanti sassi scivolosi, in questi casi è meglio affrontare questi sentieri in salita piuttosto che in discesa. E finalmente, si fa per dire, all'ottavo chilometro, un po' prima anzi, il percorso inizia a farsi un po' più impegnativo. Si sale, ormai non si corre più. Al termine di un durissimo ottavo chilometro riprendiamo la strada asfaltata e anche in leggera discesa. Che meraviglia! Tra l'altro sulla nostra destra c'è un panorama fantastico. Adesso... San Luca. Poco dopo lo scattare del nono chilometro, presso il santuario di San Luca, punto di controllo dei pettorali e piccolo ristoro, e si prosegue. Adesso ancora in leggera discesa, cerchiamo di recuperare un po', far girare le gambe e chissà, magari anche recuperare qualche posizione. Davanti a me non vedo più nessuno, spero di non aver sbagliato strada. Era troppo bello per essere vero, infatti ho sbagliato strada sul serio. Dunque, riguardando la classifica della gara, sì, togliendo quei 10-12 minuti che ho perso, no, avrei fatto schifo uguale. Recuperato il sentiero corretto. Mannaggia, mi sembrava troppo bella quella discesa. Ho allungato di almeno un 700-800 metri. Per fortuna ho incrociato una macchina dei volontari che mi ha fatto no no con la manina e mi ha detto di tornare indietro. Per una volta che stavo andando anche abbastanza bene, mi avranno superato praticamente tutti. Vabbè, non è una novità. Stavolta almeno ho la scusa di aver sbagliato strada. Undicesimo chilometro con il coach Milena. Ciao. Oggi sono qua solo per colpa tua. Quindi carico. Sentiti responsabile. Il sole in fronte rende difficile mettere a fuoco bene il sentiero, quindi per stare un po' attenti dove si mettono i piedi si fa fatica a vedere le fettucce che indicano il percorso. Quindi in un paio di occasioni stavo per sbagliare ancora, per fortuna ero in un piccolo gruppetto di atleti, ci siamo dati un po' di indicazioni a vicenda. 12,5 km, la parte prossima alla cima. Tanti sassi scivolosi, quindi insomma, massima attenzione, però devo dire questo percorso è veramente gradevole. Scatta al chilometro 13, si scende dove tutti si lasciano andare, io procedo con estrema cautela e prudenza, forse anche eccessiva, ma alle mie caviglie ci tengo. Mi ritrovo ancora completamente da solo, ma stavolta sono sicuro che sto seguendo il percorso esatto, perché mi sembra che anche le segnalazioni siano un po' più visibili. E forza! E mi sta bene che si sta avvicinando il Natale, ma tutto questo muschio andrà pur bene per fare i presepi, ma non certo per correrci sopra. Sbucati fuori dal bosco si continua a salire, ma ormai dovremmo esserci. Questo meraviglioso panorama sui Monti Lepini vale tutta la fatica di oggi.
15° chilometro, nuovo ristoro, adesso tutta discesa, forza! E adesso qui come facciamo? Forza! I cali sono due, o ti butti? Il mio GPS segna 16 km, quello degli altri concorrenti 15, il che vuol dire che prima ho allungato di quasi un chilometro, molto molto bene. Ormai trasformiamo la gara in una scampagnata bella fangosa in questo passaggio, divertente. Come sempre mi trovo più in difficoltà nei passaggi tecnici, ma poi quando il sentiero spiana riesco a recuperare un po'. Tutto questo mi fa piacere perché vuol dire che nonostante la maratona di domenica scorsa, oggi sono ancora abbastanza in forma. Abbastanza in forma nonostante arriverò sicuramente tra gli ultimi anche oggi. Dunque, sbuchiamo fuori dal sentiero, svolta a destra. I volontari mi dicono adesso è tutta strada e dai, allunghiamo il passo allora. Ma guardate che spettacolo queste montagne. Sembra incredibile, ma ci troviamo a un'ora di strada da Roma e là in fondo, nel video non si riesce a vederlo, ma si vede il mare. Sono passato da un passo di 15 minuti al chilometro a 4,30. Un altro chilometro a 4,25, ho recuperato una posizione, ma davanti a me non vedo nessuno, ormai c'era un po' troppo distacco con gli altri. Anche in fondo, diciamo, è vero, la passeggiata, il divertirsi, ma un po' di sano agonismo ci vuole sempre. La cittadina di Maenza, prima era di fronte, adesso la mia sinistra, anzi no, adesso che faccio il tornante, eccola là, alla mia destra, si sente anche il rumore del traguardo, degli speaker. Il mio GPS segna 19,5, vuol dire che ne mancheranno non più di 3, dai. Un altro chilometro a 4,22, ma adesso c'è un po' di salita, quindi rallentiamo di nuovo, anche se ormai il peggio è passato, anche se temo che l'arrivo sarà in salita, visto che la partenza era tutta in discesa. Grande cattiveria da parte degli organizzatori che, dopo averci fatto vedere il traguardo da lontano, ci spingono di nuovo giù nel sentiero e si scende, quindi vuol dire che poi ci aspetterà un ultimo chilometro tutto in salita, come temevo. Dentro fuori dal sentiero abbiamo fatto un avanti e indietro in discesa, adesso abbiamo ripreso l'asfalto, stiamo entrando in paese e quindi si sale. Ultime centinaia di metri, ultimo rush finale in salita. Non facciamoci mancare neanche la scalinata. In questo punto non so cosa sia successo, ma praticamente non ho filmato nulla, o ho filmato i pezzi che non dovevo filmare e quando credevo di filmare in realtà la videocamera era spenta. Mi avvio verso casa dopo questo Road to Maenza Trail, gara a cui ho partecipato così giusto per puro spirito di partecipazione, di divertimento. Poi si sa, l'agonismo prende il sopravvento, anche se in questo caso di agonismo per me c'è stato ben poco, anche perché appunto ho sbagliato strada, ho allungato più di un chilometro, quindi chiaramente non è che se non avessi sbagliato strada avrei vinto la gara o mi sarei piazzato, però magari sarei arrivato con un entusiasmo differente. Comunque mi sono ugualmente divertito, bellissima gara, un percorso molto vario, c'era veramente di tutto, dall'asfalto alla
roccia più scivolosa, i sassi muschio, il fango, lo sterrato. Salita, discesa, salita facile, salita ripida, discesa corribile, discesa molto tecnica. Veramente un percorso di tutti i tipi, molto allenante. Diciamo che non era proprio l'ideale da fare a una settimana da una maratona, ma comunque, dai, tutto sommato è andata piuttosto bene. Quindi complimenti agli organizzatori di questa gara molto amatoriale, molto piccola, ma che potrebbe avere del potenziale per diventare un piccolo classico qui del Lazio. Da Maenza, provincia di Latina, a Monti Lepini è tutto, spero il video vi sia piaciuto, appuntamento alle prossime corse e alle prossime gare. Ciao a tutti!